Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, o meglio in questo primo vlog, spero il primo di una lunga serie. Sono stato al Bocciodromo di Vicenza, alla serata organizzata da Trivel e Versus Music Project, dove hanno messo assieme tre band fantastiche in una sola serata. Stiamo parlando di Querza, Amalia Bloom e Leita. E così io ho colto l'occasione per fare un video dove ovviamente mostrassi la serata, il concerto, ma dove anche potessi parlare con il pubblico e chiedere alla gente cosa pensasse di queste band e della serata in generale. Sono molto contento del risultato perché tra una cosa e l'altra sono anche riuscito a fare un po' di amicizia, ho conosciuto molta gente simpatica, insomma è stata una bella serata. Ovviamente erano fantastiche tutte le band della serata, ma il gruppo più atteso era sicuramente i Querza. Ma chi sono i Querza? I Querza sono una di quelle band che riescono a farti commuovere, ti fanno piangere, ma allo stesso tempo ti fanno venire voglia di urlare, saltare e spaccare tutto. Perché non siamo davanti ad un gruppo che si limita ad un genere solo, ma al contrario stiamo parlando di una band che riesce a mescolare benissimo generi come il punk, l'emo, l'indie e addirittura a toccare in alcuni momenti l'hardcore, creando così tra canzoni acustico e canzoni urlate a squarciagola il giusto equilibrio tra nostalgia, malinconia e quella voglia di spaccare tutto. Ok, penso che dopo questa piccola premessa sia giunto il momento di lasciarvi alle interviste della serata e al video. Potete farmi al volo un commento sulla serata? Sulla serata pazzesca, sì. Una delle migliori finora. Che aspettavamo da tanto tempo. Ah ok, aspettavate da un sacco, quindi siete venute qua per una band in particolare? Allora, Amalia sono nostri amici. Nel nostro cuore da sempre. E io i Querza non li vedo da 4 anni, quindi... Io non li ho mai visti, quindi sono molto molto carica. Ok. Che devo dire, l'aspetto da 4 anni, nel senso, sì, ero venuto qua al Bocciodromo di Querza, sono venuto 4 anni fa e già li ascoltavo, non avevano ancora buttato fuori il disco e non conoscevo i pezzi, adesso conosco i pezzi e me li sono pompati un sacco. Sono anche gli Amalia Bloom che sono degli amici, quindi non vedo l'ora. Io sono venuto per vedere Vicenza. Okay. Ok, non hanno suonato in Vicenza, ma... No? No. 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 Io e Querza. Querza? Ok. Io e Querza, figa. Ok. Veniamo da Bergamo. Da Bergamo? Fatta lì. Diaol. Grazie. Buone. Grazie a te. Bacini. Seguite quello che urla. Seguite quello che urla. Chad. Ragazzi. Mega Chad. Ok ragazzi, fatemi un commento su questa serata. Bella, divertente. Abbiamo approcciato i Poghi, non per noi. Non per noi. Non per noi. Noi non voghiamo, però guardiamo i Poghi volentieri. Esatto. Ok. Stiamo i Querza. Esatto. Io non so chi siano. Spero. Mi piaceranno sicuramente. No, mi piaceranno. Querza, abbiamo. No, io sono venuta veramente per i Querza e ho portato la sorella. La sorella quella... Quindi hai obbligato le persone a venire a vedere i Querza questa sera. Hai fatto benissimo. Non esiste la pianura, spazio si spacca ogni 3 giorni. Ti pensi mai alle occasioni mancate, a restare lasciate le gente al momento del... Quasi mai.
Bene, questa è stata più o meno la serata, ci sarebbero state molte altre cose da mostrarvi, ma probabilmente sarebbe venuto fuori un video di almeno un'ora e non mi sembrava il caso. Io vi mostro una cosa prima di lasciarvi, che è la scaletta che mi sono portato a casa dal concerto. Penso sia un ricordo molto carino, insomma, di questa serata.
E nulla, il video termina qui. Fatemi sapere cosa pensate di Querza, se eravate alla serata, se non li conoscete ma vi ho incuriosito ad andarli a cercare, a ascoltare. E fatemi anche sapere se questo tipo di format vi può piacere, così posso portarlo con altre band. Noi ci rivediamo a un altro video.